si è svolta sabato 23 luglio la Notte Rosa di Pieve del Cairo, una serata straordinaria organizzata dal comune in collaborazione con la Proloco, baciata da un grande successo di pubblico che ha visto le strade del comune della Bassa Lomellina colorarsi di rosa, tra aperitivi al caffè della piazza, grigliate di carne con l'H di Salam, musica dal vivo con talentuosi cantanti e musicisti. Siamo con il sindaco e insomma una Notte Rosa di successo, devo dire. Che cosa rappresenta per Pieve del Cairo questa serata? La Notte Rosa praticamente è una serata di divertimento puro e semplice, una serata enogastronomica con musica, tanta roba buona da mangiare, i negozi hanno partecipato tutti, i commercianti, ognuno con la propria peculiarità, la propria particolarità. C'è chi ha cucinato la panessa piuttosto che il gnocco freddo, gli agnolotti, la carne alla brace, chi la pizza. Insomma, è una serata di puro divertimento. Quindi diciamo anche per aiutare, no? I commercianti, le attività commerciali in un periodo di crisi può essere sicuramente una soluzione valida. Certo, è un'iniziativa fatta apposta per i commercianti, per promuovere anche il paese, farlo conoscere nei paesi vicini ed è un'occasione di gioia e di festa per tutti. Siamo qua con due persone che sono venute a trascorrere una serata qui a Pieve del Cairo. Come sta andando? Tutto bene, bello, tanta gente, tanta musica, mangiare bello, buono. Confermi? Sì, tutto molto bello, tutto ben organizzato, per fortuna. Cosa avete mangiato di buono? Grigliata mista, carne, patatine, vino. Signora, qua la Notte Rosa di Pieve del Cairo, come sta andando la serata? Per me benissimo, come l'anno scorso, perché io abito a Pieve e l'ho seguita anche l'anno scorso. Siamo davanti alla pasticceria Carmen e guarda caso c'è proprio qui la titolare che si chiama Carmen. Buonasera. Buonasera. Buonasera, c'è anche la sorella. Buonasera, Luisa. Buonasera, sua sorella Luisa. E voi siete qui da quanti anni a Pieve del Cairo a fare questi meravigliosi dolci? 54. 54 anni, pensate, 54 anni che fanno sognare tutti i pievesi perché realizzate questi dolci. Lavoriamo ancora come 54 anni fa. È la passione. 16 anni. Lei ha iniziato a fare dolci a 16 anni. Sì. È nata da me questa pasticceria. È una persona, perché io le voglio un bene da morire alla mia pasticceria. E lavoro ancora con una grande passione come tanti anni fa, uguale. Siamo con i consiglieri Buontempo e Faccioli, una serata, come diceva anche il primo cittadino, che ha sicuramente attirato l'attenzione e l'interesse della cittadinanza e non solo degli over 80 o comunque di quelli più grandi, ma anche tanti giovani. Ma sicuramente è una serata che noi vogliamo portare un po' di più ai giovani. È un paese che forse anni e anni fa, non dico che ha creduto poco nei giovani, ma feste di questo tipo si vedevano in paesi limitrofi e a Pieve ancora niente. Allora abbiamo cercato di creare questa Notte Rosa un po' per riportare i giovani in strada e i pievesi a fare festa. So che ci sarà anche una sfilata, vero, tra poco? Sì, nella piazza principale del paese, con i vestiti dati da un negozio di abbigliamento Gatti Store. E tra l'altro Pieve del Cairo è sempre costantemente impegnata nel valorizzare il paese attraverso una serie di iniziative e qualcuno mi ha detto che ce n'è già in programma una. Esattamente, la seconda settimana di settembre avremo la notte sotto le stelle con la sagra padronale del paese. E quindi iniziamo già in anticipo ad invitare tutti i cittadini e non solo i cittadini di Pieve del Cairo ma anche tutti quelli che vorranno arrivare da fuori e venire qua a divertirsi. Esattamente. Durante la serata anche un'esibizione di Zumba ed una sfilata di moda organizzata da Gatti Store in collaborazione con l'edicola Cartoleria. Siamo con Betty che è la titolare dell'edicola che ha organizzato questa sfilata, vero? Sì, in collaborazione con un'altra attività qua di Pieve del Cairo, Gatti Store, che aprirà la sfilata con i suoi abiti. Abbiamo scelto di fare questa serata così, fare una
qualcosa di diverso per il nostro paese, direi che ha funzionato. I modelli come hanno reagito? Sono felici o emozionati? Dirò che è stata una piacevole sorpresa, perché tante coppie pievesi doc, come la signora Antonietta col coniuge, hanno accettato con piacere, e quindi insomma abbiamo 16 coppie che sfileranno per noi. Quindi signora, lei sfilerà tra poco? Sfilo, sì, io e mio marito. Ma che bello, da quanto tempo siete sposati? 54 anni e 6 di fidanzamento, sono 60 anni. E per il 60esimo anno di coppia, diciamo, sì, festeggiate sfilando davanti a tutto il paese. Sì, sì. Anche lei ha anche un'attività. Sì, un'attività, arredamenti, un bel magazzino grande. E qua a Pieve del Cairo. Sì, qui a Pieve del Cairo. Siamo con il presidente della giuria che tra poco darà dei voti a delle modelle, a dei modelli che sfileranno durante la notte rosa di Pieve del Cairo. Di che sfilata si tratta? Ma si tratta di una sfilata organizzata dalla edicola cartoleria Betty in collaborazione con il Gatti Store. È una sfilata in cui partecipano coppie di persone pievesi, quindi non professionisti, che sfilano per dare un momento di svago ai cittadini pievesi. Quindi speriamo che sia un momento in cui la gente possa divertirsi. Cosa vinceranno coloro che arriveranno primi e riceveranno i voti più alti? La coppia vincitrice avrà diritto a una cena per due persone presso il ristorante Acqua Dolce di Mezzana Bigli. Che tipo di giudice sarà? Saremo, perché non sono solo io, speriamo di essere giudici imparziali e di giudicare con coscienza. Non troppo severi, mi raccomando. Assolutamente no, assolutamente no. Durante la sfilata è stata eletta la Coppia Rosa 2016. La Notte Rosa è stata anche teatro di un concorso per eleggere la miglior vetrina a tema del paese. La vittoria è andata al negozio di alimentari di Laura Buffi, situato in via Roma. Questa è la vetrina che ha vinto la Notte Rosa! Eccezionalmente porte aperte per lo splendido Castello Beccaria. Centinaia di persone hanno visitato le antiche stanze in un contesto da sogno.